noi cerchiamo di farvi aprire gli occhi. Cerchiamo di farvi aprire gli occhi perché molto spesso a voi non arrivano le informazioni, non vi arriva ciò che davvero succede in questo paese. Noi siamo in un paese dove il ministro della giustizia si può permettere di telefonare ai vice capi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per sensibilizzarli sulla situazione e sulle condizioni di salute di una detenuta eccellente che ha cognome Ligresti, Giulia Maria Ligresti. E il nostro ministro della giustizia, che per carità dovrebbe essere molto al di sopra dei suoi predecessori, pensiamo ai Castelli, pensiamo ad Alfano, pensiamo a Mastella, però questo ministro della giustizia, invece di chiedere scusa ai cittadini, visto che ha ottenuto, poi è stata ottenuta la scarcerazione di Giulia Maria Ligresti, invece di dire che non è ammissibile che ci sia un'amicizia con una famiglia come questa che ha prodotto un buco di bilancio di 600 milioni di euro, una famiglia che ha a capo appunto detiene questa fondiaria SAI che ha creato dei danni ai piccoli risparmiatori. Bene, questo ministro, invece di chiedere scusa, invece di dimettersi, continua a dire che il suo è stato un intervento umanitario e che non si sente minimamente in colpa. Solo il Movimento 5 Stelle presenta una mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni, soltanto noi. Siamo in un paese dove il Presidente della Repubblica non si può nemmeno nominare in aula. Quando qualcuno di noi prova a fare il nome di Napolitano, interviene immediatamente o la Presidente Boldrini o la Vicepresidente di turno, Marina Sereni, a citare l'articolo 90 della Costituzione, no? Il Presidente della Repubblica non risponde delle azioni compiute nell'esercizio del suo mandato. Ma, signori, questo non significa che il Presidente non si può nemmeno nominare. Noi critichiamo l'operato del Presidente perché non è normale che un Presidente della Repubblica interferisca con i tre poteri, con il legislativo, con l'esecutivo, con il giudiziario. Ma ce ne siamo dimenticate le telefonate di Mancino al Presidente della Repubblica che chiede di spostare il processo sulla trattativa Stato-mafia? Ce ne siamo dimenticate queste cose? Sulla conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale per far distruggere delle telefonate. Questa è la gente con cui abbiamo a che fare. Siamo in un paese dove c'è bisogno di un camorrista per prendere la vostra attenzione, per far capire alla gente che ci sono dei rifiuti tossici sotterrati ovunque con il placet delle amministrazioni. Ma è possibile che debba parlare un camorrista? È possibile che debba essere lui a dire che nel 97 aveva fatto delle dichiarazioni al Parlamento, alla commissione d'inchiesta? Sono stati zitti per 20 anni. Qui abbiamo il nostro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, abbiamo tanti Napolitani, tanti campani in Parlamento, c'è anche Carlo Siviglia questa sera, che sono tra i protagonisti di tutto ciò che è avvenuto nella loro regione in questi anni, che si battevano per far capire qual era il problema dei rifiuti in Campania, e c'è stato un grandissimo silenzio dietro a tutto questo. Non è ammissibile, non è ammissibile. Allora noi, oltre ai risultati di cui vi ha parlato Luigi Di Maio, abbiamo anche un altro compito. Noi vogliamo essere i vostri occhi, siamo le vostre sentinelle. Dovete usarci, dovete utilizzarci, perché vogliamo farvi capire che cosa succede lì. Siamo il vostro canale diretto e anche voi potete diventarlo. Potete darci consigli, potete criticarci, potete farci domande, potete consultare le nostre schede, ma potete soprattutto proporre emendamenti grazie a questa nuova applicazione che abbiamo. Potete iscrivervi al nostro sistema operativo e proporre i vostri emendamenti, potete fare le vostre proposte e commentare le nostre leggi, quelle che poi depositiamo in Parlamento. È rivoluzionario questo sistema, è rivoluzionario, dovete capirlo. Io vi voglio lasciare con questo messaggio: voi dovete riuscire, noi tutti dobbiamo riuscire a tornare opinione pubblica. Dobbiamo riuscire ad aprire gli occhi, perché per tanti anni ci hanno fatto credere che dovevamo essere soltanto dei sudditi. Non è così,
non è così, noi siamo la vostra diretta informazione, siamo la dimostrazione che il cambiamento si può fare, che delle persone normali possono entrare in Parlamento e con l'impegno, l'onestà, con tutti quei valori che si sono persi in questi anni, possiamo portare dei cambiamenti immensi a questo Paese, ma lo dobbiamo fare insieme. Noi da soli non possiamo fare nulla senza il contributo delle persone, senza l'informazione che ci viene da voi e senza che voi apriate gli occhi. Quindi mi raccomando, diventiamo di nuovo tutti opinione pubblica, non continuiamo ad essere chiusi.